Non sappiamo più come dirlo, non sappiamo più quali parole usare, ma lo ripeteremo fino alla noia. L'euro è una truffa, come lo è la comunità europea in questo stato di cose, ossia sotto la blindatura dei trattati di Maastricht, Lisbona, MES, Fiscal Compact, NATO, WTO, eccetera. Non abbiamo più la sovranità di niente, se non quella di decidere chi ci deve prendere per i fondelli per un altro turno. Ora, se uno è consapevole di essere dentro una truffa, cosa fa? Aspetta perché non è ancora convinto della truffa? Denuncia il truffatore e lo insegue? Si lascia truffare perché in fondo si lasciano truffare tutti? Fa di tutto per uscire dalla truffa e la fa conoscere agli altri? Sono quattro ipotesi che potrebbero rappresentare uno scenario di gente normale. Sì, ma cosa vuol dire normale? In un paese dove l'informazione è orribilmente manipolata. Il popolo, manipolato e stregato dalla politica gerontocratica al gioco della finanza internazionale, non si muove. O meglio, non si muove la maggioranza. Se diamo per buono il movimento di Grillo, e al momento siamo in attesa di giudizio, almeno il 26% di quelli che sono andati a votare sembra si siano svegliati almeno per affermare che così non si può più andare avanti. Non siamo convinti che i grillini siano consapevoli sulle fondamentali, cioè sulle multinazionali, moneta debito, nuovo ordine mondiale, ma certamente sulla cattiva gestione sì, ossia sugli sprechi, sulle ruberie, sul nepotismo, sulla corruzione, eccetera. In TV si susseguono le varie trasmissioni vomitevoli di sistema, garanti della verità di sistema manipolata per continuare a drogare la popolazione, soprattutto sull'euro truffa, e continuare a propagandare che sia la panacea di tutti i mali, e guai ad uscire dall'euro. Meno male che la lista Giannino ha fatto la fine che ha fatto, e gli sta bene ad imprese che resistono, che erano state avvertite per tempo. Se c'è una cosa che uccide le imprese, è proprio questo neoliberismo che propagandava proprio il signor Giannino. Lo stesso Grillo, che detta le linee guida democratiche al suo Movimento 5 Stelle, su questa strada si muove timidamente. Non si capisce se per non disturbare la base in odore sinistroide o per non disturbare il potere finanziario, quasi a volergli chiedere prima il permesso per poterlo attaccare direttamente, magari con un referendum. Perché non dire chiaramente quello che lui sa perfettamente, ovvero che l'euro è la causa prima della crisi, una crisi che sta nel sistema monetario del dollaro e dell'euro? Perché nessuno parla di sistema di emissione monetaria? La situazione è veramente drammatica. In una società ad alta industrializzazione monetaria, far mancare la moneta significa uccidere indirettamente tutti. Una società basata su un sistema moneta debito, in cui il controllo monetario è in mano agli usurai, i cosiddetti mercati, non può che uccidere i suoi sudditi cittadini per riconoscere gli interessi agli usurai. Nelle società rurali, dove parte dell'economia ancora funziona con cicli estranei alla moneta di sistema, le crisi potrebbero essere meno brucianti e più sopportabili. Ma nel nostro sistema, dove la moneta a corso forzoso, imposta con il sistema fiscale di Equi, Omicidio, Italy, e dove il 60% della popolazione vive in città, dove l'intera vita si regge sul circolo della moneta, è solo un disastro, è solo un disastro. Noi ci stiamo avvicinando ad un ritmo forsennato, senza che ci rendiamo conto della gravità devastante, ad un baratro senza confronti. I vecchi partiti, soprattutto quello che si è battuto per portarci in questo sistema di euro usura, fanno di tutto per farci rimanere nell'euro, o per incoscienza, o per ignoranza, o perché, avendo venduto l'anima all'usuraio, non possono più tornare indietro. Questi partiti si comportano in maniera abominevole e schifosa, calpestando la dignità dei propri elettori. Se solo il resto del popolo capisse la gravità, ci sarebbero già le ghigliottine in piazza Montecitorio. Se solo la gente capisse che il debito, oltre che essere nullo ed immorale, è già stato pagato, oltre ogni ragionevole dubbio, e che ci stanno rubando il patrimonio pubblico, il patrimonio privato, l'identità, la dignità, la vita, il tempo e la sovranità, domani stesso sarebbe il giorno della rivoluzione delle forche caudine. Ma anche questo appello rimarrà chiuso in questo blog o in qualche pagina di giornale, letto forse da 10 o forse 20 cari amici, poiché ancora non si comprende la gravità del suicidio assistito a cui ci stanno portando. Ognuno in fondo è perso dentro i fatti suoi, cantava Vasco Rossi. Ognuno in fondo ha sempre altre priorità che non diffondere che ci stanno suicidando tutti, eppure con il nostro consenso. Non sappiamo più come dirlo. Non sappiamo più quali parole usare.